Codice sardo, ci siamo. 30 gradi. Alessandro, lo troveremo, no? Passa da qua? Roberto. Tra traffico, eh? Sì, andiamo a andare con qua. Ciao Roby, come stai? Stai facendo tutto! Qua si deve fare tutto! Qua si deve fare tutto! Questo è il vero sport, capito? Si inizia proprio da queste cose. Qua si deve fare tutto. Poi tutto. Noi, Mauro e io, siamo tutti tutto campo. Tutto. C'è una bici che funziona nell'asfalto, una bici che funziona fuori. E funziona così. Come stai? No, io sto. Poi con i ragazzi l'attività sta andando così così, poteva andare meglio. Poteva andare meglio, però la situazione era con questa cosa del Covid, che ci sono diciamo un po' di cose che sono venute a mancare, nel senso l'organizzazione, poi sono i genitori che hanno un po' di paura, comprensibilmente, che no? Si sono limitati, sì, noi siamo d'accordo con loro, vediamo. Speriamo che si superi questa fase e così potremo riprendere la cosa. Però, tutto sommato, abbiamo fatto un bel lavoro. Non si molla, insomma. No. Ma dove siamo? Dov'è questa sede che mi piace molto? Allora, noi siamo al Velodromo. Diciamo, un impianto sportivo che, detto sia di passo, ci dà una mano per il contributo allo sviluppo dello sport e del baseball. Però è una struttura comunale, il comune ci ha diciamo un consenso per noi svolgere la nostra attività sportiva. E questa è l'anteprima prima di vedere i ragazzi allenarsi? Sì, questo qua sarebbe diciamo qua, è la saletta che abbiamo più o meno allestito per dove facciamo la riunione dei ragazzi, la lezione teorica, eccetera. Da qui parte tutto. Ciao! Grazie! Andiamo! Ok, mancano 5 minuti! Tra 5 minuti potete parlare adesso, 5 minuti cominciamo. Enrico, abbiamo parlato e abbiamo detto di come era la cosa. Se hai un dubbio le chiedi a lui. Scusa, non stavo facendo questo. Se hai un dubbio le chiedi a lui. Ricordatevi due cose, le paline queste non si toccano. Queste paline sono punto di riferimento. Ognuno va e si mette una palina di questa, va bene? Oggi più che mai dovete essere. Ok, perfetti. Perfetti.
La tengo un attimo in mano? Sì. Va bene. Allora, aspetta che me lo ricerco di nuovo. Eccolo. L'hai trovato? Sì. Sei emozionato, Robert? No. Carico? Tranquillo. Dimmi tu, Alessandro. Siete già andati. Siamo già andati, ci dice. Robert, volevo cominciare così. Perfetto. Che cos'è questo? Questa sarebbe la musica più importante che noi tenemos. È l'inno. È un inno? È l'inno nazionale del mio paese, della mia patria. Nato a Guantanamo, cosa ti fa venire in testa questa musica, ma quel luogo così lontano ormai, no? Per me, o per me, sempre va a essere vicino, anche se per forza dobbiamo per diversi motivi allontanarci, per motivi di ragione del punto di vista lavorativo, eccetera, però la mia nazione, il mio paese sempre resta presente dentro il mio cuore. Non c'è un secondo, un minuto che non mi ricordi di qualcosa, dell'aneddoto, di situazione, anche la racconto tranquillamente e felice. 30 anni fa, Guantanamo, Sardegna. Prova a riavvolgere il nastro della memoria. Cosa ti ricordi? La prima volta in assoluto che sei arrivato qui in Sardegna. Non la conoscevi, immagino, sapevi forse qualcosa. Hai cercato su Google, ma non c'era neanche Google forse. No. Sardegna come meta turistica si conosce molto in la zona dell'America Latina e il Caraibi, perché è famosa come meta turistica, il mare, il sole, eccetera. Ho sentito dal punto di vista, diciamo, in conversazione di qualcuno che la sosteneva, eccetera. Però già una volta che sono arrivato qua in Italia, la prima volta che sono arrivato qua in Italia, per dire la verità, è stato a Milano. Ho lavorato 6 mesi lì a Milano. Cosa facevi? In una, diciamo, come la federazione, in quel momento era il presidente della federazione italiana, Aldo Notari, che adesso è andato, diciamo, a una a vita migliore, perché non c'è più, che lo ricordo con tanto affetto. È stato il primo presidente a promuovere la nostra attività del baseball qua in Italia. E cosa hai pensato la prima volta che sei sbarcato a Cagliari? Non la conoscevi, naturalmente, eri molto più giovane, avevi un sacco di idee in testa. No, la unica cosa che mi ricordo è che quando venivamo, io sono arrivato qua un 26 di aprile alle 11:07 al porto, quando tutto. La Tirrenia sbarcava nel porto e si scendeva della... Guarda che curioso, perché oggi che giorno è? Oggi precisamente stavo pensando a quello che quasi 30 anni e un giorno fa. 30 anni e oggi un giorno stiamo registrando fa. Perfetto, questa è troppo coincidenza, eh? Una coincidenza. I numeri sono vita. Importanti. E c'era un mio amico che veniva a lavorare anche assieme a me qua in Sardegna, però a Domus Novas, si chiama Geraldo Leroux. E lui tutta la notte nella nave stava sempre dicendo: guarda che Cagliari è la capitale, perché lì è l'ultimo, questo è New York. E tu dicevi: ma cosa da... Che è New York. Allora, quando ho visto che la nave cominciava, prima è passata ad Arbatas e poi era di notte, perché ad Arbatas arrivava tanto oscuro, e poi siamo arrivati qua al porto di Cagliari, la verità mi ha impressionato, perché era abbastanza accogliente, diciamo, accogliente il posto, molto carino, molto bello. Poi ricordo l'ultima cosa, è che l'orario quando è arrivato la nave, è che la nave di oggi tu scende e entra poi, diciamo, più comodo, perché in quel momento si scendeva da una scala che partiva dall'alto al basso. Bello, era bello. Una cosa, però va bene, sono 30 anni fa, dobbiamo anche meritare un qualcosa nel cambiamento. Che avresti mai immaginato che Cagliari, che la Sardegna sarebbe diventata poi alla fine la tua seconda patria, o forse anche la prima rispetto a Guantanamo, a Cuba? L'avresti mai immaginato? Allora, vorrei dirti due cose che molti amici lo sanno. Io ho vissuto più qua che a Cuba, se sommiamo
la quantità, la mia data di nascita, i miei anni, ho vissuto molto più qua che a Cuba. Quindi hai il passaporto sardo? Già, ho il passaporto sardo. E se qualcuno me lo chiedesse, non ce l'ho, comunque mi sento sì, sardo, no, non mi metto nel problema. Cosa hai capito di noi sardi? Cosa hai capito in 30 anni? Come siamo noi sardi? Il sardo è una persona che è molto alla mano, è fedele, e precisamente come loro si comportano in quella maniera, tu devi comportarti anche di quella maniera. Sempre con la trasparenza, devi cercare di essere lo più corretto e giusto possibile, perché come diciamo noi in Cuba o in spagnolo, se la fai, la paghi. Capito? Credo che sia un proverbio che si può declinare in tutto il mondo. È così. C'è qualche analogia tra il sardo e il cubano, secondo te? Qualche link, qualche connessione? Sì, la connessione più importante viene dalla natura e anche dal punto di vista linguistico, chiamalo così. Il sardo, perché sono stato 2 anni, un anno fa, lavorando anche con una squadra che abbiamo creato a Gonno Fanavica. Oltre questo, lì sono paese dove la lingua sarda, quella si parla molto. Quindi sono entrato dentro il tessuto veramente sardo, all'interno della Sardegna, e lì mi sono reso conto quante parole sono simili. Poi il mare di Cuba, il mare della Sardegna, la temperatura, guardate oggi la temperatura che noi abbiamo per fare la nostra attività. Sono tanti amici miei cubani che fanno lo stesso mestiere mio e che sono in altre parti, Ronchi Legionale, Milano, Firenze, Bari, eccetera. E io le dico che noi avevamo fatto l'allenamento normale, tranquillo, e loro non mi credono. Certo. Perché? Perché da quella parte loro mi insegnano per uscirne dalla casa che devono fare delle palleggiate, eccetera. Il tuo rapporto con la religione, se c'è? Allora, io, la mia religione è cattolica, perché Cuba, come voi sapete, è l'unico territorio dopo l'Europa dove 4 volte un Papa è andato. 4 volte abbiamo avuto la presenza dei Papa. Sono andati Juan Paolo II, è andato Papa Francesco e Ratzinger. Pertanto noi abbiamo la religione cattolica, indipendentemente che la mia religione sta in quello che forse poi più tardi potrai vedere. Cioè la trasmissione dei valori ai bambini. Sì, quello è essere religioso, allora io sono religioso al 100%. Però queste cose devono esistere. L'altruismo, onestà e sincerità. Queste sono cose importanti, ok? Ora vamos a cominciare il ricalentamento. Benedetto, comincia. Aplauso como mejor atleta de la semana. Essere il miglior atleta vuol dire puntualità, rispetto, cortesia, disciplina, tante cose. Queste sono le 5 cose che si restano. Quando si avanzano 3 euro, lo investiamo così, perché così è come unico si può crescere. Lo sport noi lo facciamo così. Non ci interessa se arriviamo a essere campioni, perché se dovremmo essere, se la nostra stella è quella,
vai tranquillo che arriveremo. Però sì dovremmo essere disciplinati, sì dovremmo essere onesti e sì dovremmo essere altruisti, anche se non fossimo campioni. Possiamo dire che lo sport, o grazie allo sport, hai conosciuto la nostra terra? Sì, sicuramente sì. Per un'altra maniera credo che fosse impossibile. Però va bene, questa è la miglior maniera. Lo sport è il ponte che si creano fra le lingue e anche fra le nazioni, è il ponte che si crea fra tutti gli esseri umani. Perché quando stiamo giocando al mondiale di calcio, vedo che siamo tutti un'unica persona. Siamo tutti un'unica persona, la mia squadra è nel mondiale del calcio, giustamente la nazionale italiana, e niente. Se chiudi gli occhi un secondo e magari guardi verso l'alto e torni a Cuba, nel tuo paese, a Guantanamo, che ricordi ti vengono? Magari tu piccolino, tu piccino che correvi, che giocavi, che avevi mille sogni. Che cosa ti viene dal cuore proprio? Allora, io ogni volta che arrivo al mio paese, vedendo le facce delle persone che conosco, subito mi tramonto, capito? Vado un po' indietro e mi ricordo tutti i gesti che la persona hanno fatto con me, che io ho fatto con le persone. Quanto monello sono stato. Dai, quanto... dimmi una monelleria, dai. Va bene, ho rotto due o tre teste. Cosa normale, che capitano, anche a me l'hanno rotto. Certo. È normale perché, come si chiama, c'era il gioco delle strade, c'erano anche il desguito, c'era l'importanza di frequentarci uno con l'altro, c'erano le regole dei giochi che si fanno nelle strade dove ognuno impone una regola. Certo. E a volte chi le infrange capita, però capitava come 60 anni fa qua, però cosa dei bambini. Il baseball cos'è? Il baseball è un dios per me. Torna al discorso della religione. Torna al discorso della religione. Senza il baseball credo che non si può... Cosa avresti fatto se non ci fosse stato il baseball, se non lo sport non ti portava qua in Sardegna o in giro per il mondo? Cosa avresti fatto? Ci hai mai pensato? Forse l'insegnante. Ti piace il contatto con i ragazzi, sì, con i bambini? Mi piace insegnare. E alla fine lo stai facendo anche, no? Sì, 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 sì. Mi piace insegnare. Ho 30 minuti tutti i giorni per superarmi, per entrare a vedere le ultime cose, le ultime novità dell'insegnamento, non solo del baseball. Perché chi solo sa di baseball non sa niente. Ci sono tante cose che fanno un insegnante di matematica che tu come metodo lo puoi applicare al baseball e ti può anche facilitare, fare un pochettino più agevole la insegnanza nel baseball. La cosa più importante che mi rendo conto di quanto è importante il lavoro che abbiamo fatto, perché non posso parlarne, diciamo, nel singolare, è quando esco dalla scuola o cammino sulla strada una macchina che suona il clacson per salutarti, un bambino che dice Robert, si crea questo casino. Sono intorno, piccole gioie queste. No, e queste sono, diciamo, le piccole medaglie. Che non sono piccole forse, per sono me, molto importanti. Perché il problema sta nel peso. Il peso sta che oggi una medaglia pesa poco, però quando sono tante è difficile riempire un... E beh, un bel palmarès. È una cosa bellissima quando viene tu da un bambino. Ciao Robert, che ti dicano per il tuo nome. Oggi faremo un bel lavoretto. Per il nome che noi meritiamo. Quello che portate lì avanti dice Cubasa. Pertanto è importantissimo portare avanti questa cosa. Disciplina, cumplimento degli obiettivi e ci siamo. Quindi già nel nome della squadra che alleni c'è tutta la tua vita. La Cuba, il Cuba, anzi no. Diciamo che c'è Cuba senza nessun articolo e Sardegna. Perfetto. Senza nessun articolo. Perfetto, perché per fare, diciamo, trovare il nome, già inizialmente lo sapevo che cosa dovevo fare. Però quando abbiamo fatto la riunione dei soci, qualcuno, non possiamo mettere Cuba, trattino, Sard. E allora questo trattino significherebbe separazione fra invece una cosa qui e l'altra. È Cuba. Cuba, Sard. Tutto attaccato. E quattro lettere. Quattro di Cuba, quattro di Sardegna. Non,
ni una né altri, non in mezzo. Siamo uguali. Questa spiegazione mi piace. Va bene, adesso c'è l'esame in sardo. Io parlo un po' in sardo e tu devi tradurre. Sei pronto? Vediamo che cosa ti posso rispondere. Beh, 30 anni, dai. No. 30 anni sei tutto. Non è che cosa, ma manca l'università, capito? Ah, manca l'università. Siamo all'università. Io comincio. Sei un bello vicciocchetto. Ah, che sei un bel vicciocchetto. Un ragazzino. Un bel ragazzo, un bell'uomo. Un bel uomo. Adesso mi devi fare tu una domanda in cubano a questo punto. Ah, mi pare che eres molto intelligente. Tu eres molto intelligente. Grazie. Robert è una persona eccezionale, con i ragazzini è un papà. Un papà, un amico, un fratello, è tutto. Il programma come si chiama? Non lo sai? No, non lo sai. Codice Sardo tutto attaccato, come il nome quasi della squadra, con in cancelletto, quindi hashtag Codice Sardo. Vai. Hashtag Codice Sardo. Codico Sardo. In cubano. Codico Sardo in spagnolo. In spagnolo. In italiano Codice Sardo. Perfetto. Perfetto. La squadra? Cuba Sard. Come suono ci siamo, eh. Ci siamo lì. Fra un po' inizia. Codice Sardo. Hai visto? E va in onda su Tele Costa Smeralda canale 13, forse. Vai. Nos vemos en Tele Costa Smeralda. Costa Smeralda canale 13. Canale 13. Forse. Sì. Perché magari adesso cambia tutto lettere, quindi magari il 13 diventa 156. Però poi alla fine lo ripetiamo questo. No, con i ragazzi tutti assieme. Tutti i ragazzi? Tutti i ragazzi. Stanno per arrivare i ragazzi. Sì, no, adesso alle 5 cominciamo. Famo 1 2 3 che lo dicano forte. Robert, fatti un augurio. Mentre il principale augurio che vorrei dare va indirizzato alle famiglie, a quella che hanno sofferto, a quella che hanno perso una persona cara per questa emergenza che stiamo passando. Vorrei che tutto questo da un momento all'altro venisse buttato a terra e che potremmo uscire di questo, che tutti quelli che eravamo facendo sport qua con me e se ne sono andati per motivo del Covid, perché avevano paura, i genitori eccetera, che diciamo sacrosanto, certo, vengono rispettate queste cose, abbiano la possibilità di ritornare e ritornare in sicurezza. Questa è l'unica cosa. È un augurio personale? Tuo per personale, me, personale? Per me vorrei averne la possibilità di crescere come intenzione sportiva, che arrivano tanti logro non solo per me sino per i ragazzi e per il movimento sportivo. Averne la possibilità di uno spazio sportivo per il baseball e poi tanta fortuna, tanta salute, salute prima che tutto. Salute prima di tutto. Per tutti. L'abbiamo capito per forse. Per tutti sardi e non cubani. Solo. E non solo. Il mondo completo. Il mondo. Vai, toca la base, veloce. Salvo, bravissimo. Tra il 2, ricordate che il centro, apri, apri, troppo basso, e su. Mi state stressando così. Thank you.
stay.